Oh, torretta, che fai? Porco cane! Non era quello che volevo fare, chiedo scusa. Oh! C'è un'alce gigantesca sopra il tizio. Guardi, lo vedo un po' di tensione qua sul collo. Aspetti che gliela risolvo io e... olè! A posto! Fatto 20 euro, risolto tutto. Ciao a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Hitman. E quest'oggi ci spostiamo in Marocco. Siamo partiti dall'Italia per poi andare in Francia e quest'oggi siamo nella bellissima Marrakech. Però c'è qualche problema. A quanto pare questo simpaticone qui, che si chiama Klaus Hugo Strandberg, sembra aver truffato il popolo marocchino per qualche miliardino. Giusto qualche miliardino, ma nulla di più. Dovremmo assumerlo come ministro in Italia sto ciccio, ma vabbè, dettagli. E mentre era sotto processo, quest'altro furbacchione, Reza Zeidan, che era un generale militare marocchino, cosa ha fatto? Lo ha liberato, ha fatto in modo che si potesse rifugiare all'interno del consolato svedese. E il popolo ovviamente si è incazzato e quindi è fuori lì che sta cercando di ribellarsi, di dimostrare in maniera ancora abbastanza pacifica il proprio dissenso, e quindi per far uscire allo scoperto Strandberg prima che venga espatriato verso la sua patria natia. E tutto questo perché Reza Zeidan sta aspettando che il popolo vada fuori di testa in modo tale da poter fare un golpe militare e prendere il controllo del paese. Quindi qui hanno chiamato l'A-Team, no, The Long Gamer, l'A-Team non poteva e quindi hanno scelto il secondo, terzo, ok. Ero trentesimo sulla lista e sono arrivato io, costo poco, ok? Non vi lamentate. Welcome to Marrakesh, Fortis. Grazie, Diana, dimmi tutto. Aia, sono un po' incazzati, eh? Che è quello che vogliono i militari. Nessun problema, anche l'ispettore Gadget era prima di me nella lista, porca di quella porca. Vi faccio vedere io se non sono migliore degli altri. Ah, quanto pa... è sparito un signore davanti ai miei occhi, ma vabbè, dettagli. Dicevo, a quanto pare tutte le persone stanno seguendo il conflitto direttamente alla televisione. Perfetto. Questa è la mia occasione per far vedere al mondo, beh, al mondo dello spionaggio, quanto sono prafo. Oh mio Dio, sono i nuovi tablet. Ah no, aspetta, aspetta, ho una guerra da fermare. Giusto, giusto, giusto. Oh, sentite, sti cavolo di mercatini hanno letteralmente di tutto. Oh, mi serve un nuovo cellulare, ma quale prendere? Ok, sì, guerra, giusto, guerra da fermare. È vero. Allora, la mappa è anche grandina, qui abbiamo tutta la città. Qui dovrebbe essere il luogo in cui è rifugiato il generale militare, mentre invece da quest'altro lato c'è il consolato. Varrebbe la pena andare a dare un'occhiata veloce in modo tale da renderci conto di come si sia evoluta la situazione. Se il popolo si ribella è finita, io perdo il lavoro. Oh mio Dio, siamo al centro del mercato. Ah, potrebbe essere un bel problema. Peraltro, guardate quanto non sono figo ed elegante. Lei team mi fa una pippa, porca di quella porca. Guarda che mercato che non c'è. No, vabbè. Cioè, ok, l'igiene sarà un attimino magari discutibile, visto che è tutto così all'aperto. Però dai, oh mio Dio, è bellissimo. No, devo lavorare, devo lavorare. Allora, laggiù c'è il consolato, andiamo a dare un'occhiata veloce, veloce. Guarda che casino. Oh, opportunità, ciao. Jerry? Ah, Jerry è il tizio della CNN. Crostacei, no, brutta fine. Opportunità rivelata, molto bene. Picco d'ascolti, la troupe televisiva è qui per intervistare Strandberg. Peccato manchi il cameraman. Klaus Strandberg concederà un'intervista esclusiva alla famosa giornalista della GNN, Pam Kindley, senza dubbio per fomentare ulteriormente la popolazione. Potrebbe essere un'occasione per entrare nel consolato durante la procedura di isolamento. La popolazione è pronta veramente alla ribellione. Non possiamo, dobbiamo evitare assolutamente che accada. Guarda che casino. E il furbacchione è là dentro da qualche parte, lo svedese che ha rubato miliardi di dollari. Allora, intanto vediamo di infiltrarci all'interno del consolato. Rintracciamo quel buio di cameraman, fingiamoci lui e dovremmo essere a posto, sperando che non ci perquisiscano all'entrata. No, davvero, se mi faccio di nuovo battere dall'ispettore Gadget è finita. Vediamo un po' il tizio. Oh, eccolo laggiù. Eccolo laggiù, ciao tizio. Ok, vediamo di non farci notare. Oh, ha preso i soldi e se ne va così. Ma come? Ma no. Codardo. No, si sono fatti truffare quei due cretini della GNN. Ti sostituisco io alla grande. Ma dimmi te, il furbacchione che si ruba i soldi. Cioè, tutto sto casino è perché un altro furbacchione si è rubato dei soldi. E lui cosa fa? Fa la stessa identica cosa. Perché non mi faccio notare. Mi faccio un cannone intanto. Ok, c'era delle tame probabilmente, non lo so, sapore stranissimo. Guarda questi come tirano, ma dimmi te. Membri o solamente i membri? Ah, oh, è un posto riservato. Ah, ho lasciato il mio invito da un'altra parte.
Aspetti che vado un attimino in bagno. Vediamo un po' se c'è un modo di passare. Non c'è una finestra. Oh, 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 non c'è la finestra. Non c'entro più lì dentro. Vai a guardare la monetina. Ok, forse. Vediamo un po', ti passo dietro, non hai visto niente. Uemmawe. No, guardi, sono solo qui per un caffettino, ne possiamo parlare. Porca di quella porca, ti segno io, mi hanno detto rompicciolla. Ma santo cielo, volevo... Dammi un caffè, dammi un caffè. Non ho preso un caffè stamattina, porca di quella porca. Ah! Ok, 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 niente, va bene con te, va bene con te. Questa parte non gli piace chi prende il caffè. Checkpoint, aiutami tu, per favore. Ok, grazie al potere del checkpoint sono riuscito a ritornare indietro nel tempo, per fortuna. Che è il mio unico superpotere, oltre alla pelata iperlucida. E qua c'è un membro dello staff che sta andando avanti e indietro. Infatti chiedo staff only. Aspetta un attimo, cos'è là? Vedo una chiave, la chiave ci potrebbe tornare utile in qualche modo. Ah, c'è un pannello elettrico che disattiva la ventola del bar. Potrebbe funzionare, mi vedrà qualcuno ma... Buongiorno, area sottoposta a indagine. Oh, che peccato, si è staccato il ventilatore. Ma come sarà potuto mai accadere? Ma porca di quella porca. Vado a controllare, signore, presto, è un'emergenza. Corra, che sono qua, la gente mi muore di caldo. Prendi la chiave, prendi la chiave. Ok. Oh, 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 qua c'è un'entrata posteriore. Salve, signorina, ci faccio i cazzi suoi. Vediamo, apri porta. Ok, molto bene. Assicuriamoci non ci sia nessuno. Istinto, aiutami tu. C'è un po' di gente, ma se forse, forse... Tessera del club del cortile. Oh, quindi ho la tessera dei soci. Adesso posso entrare tranquillamente. Possiamo tirare la macchina del ghiaccio e tirare la gente. Adesso, guarda, faccio il furbacchione. Visto che mi ha rotto la ciolla quel tizio, gli faccio vedere la tessera di socio. Col mitragliatore per un cavolo di bar. Ma ti par vero? Oggiere, scusi, faccio parte del club dei cagoni. C'ho l'invito, guarda. A parte che c'ho anche un fighissimo codice a barre sul cranio. È a posto? Posso entrare? Ok. Guarda quelli come tirano su peraltro. Vediamo un po', dobbiamo seguire il tizio e attirarlo da qualche parte. Se lo attiriamo in un bagno o altro. Oh, guardalo come tira su, potremmo avvelenargli il coso. Il problema è che non ho niente per avvelenare. Aspetta un attimo, lui è qui. Se faccio traboccare il lavandino forse attiro la sua attenzione. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh no, è già andato fuori. Oh no, si sta alzando uno dei militari. Ah, potrebbe essere un problema. Non andare in bagno, non andare in bagno. Porco cane, dovevi andare in bagno proprio adesso. Che faccio? Oh mio Dio, cos'è successo? Cos'è successo? Signore, faccia piano, faccia piano, faccia piano, faccia piano. Ok, va tutto bene. Va tutto bene. Fatti che sposto il suo coso. Vada qui dentro. Apposta. Ok, nessuno ha visto niente. C'è tipo un mitragliatore per terra, piccolo dettaglio, ma vabbè. Ok, adesso è il turno del nostro cameraman troccato. Ti vergogni, le trocche fanno male alla salute. Adesso glielo dimostro fra pochi secondi. Un altro che sono tutti un po' su... Oh, cos'è stato? Ho attento che scivoli sull'acqua, è pericoloso! Ok, ti ho salvato io. Aspetta, aspetta, chiudi la porta, perfetto. E adesso ti rubo anche a te la tessera. Mi travesto da cameraman. C'hai i vestiti che puzzano di trocche, ma vabbè, non importa. E ti mettiamo qui in punizione perché è il contenitore dove buttiamo tutti i troccati. Ecco qua, a posto ragazzi, non palpeggiatevi troppo. Buono, eventualmente abbiamo anche uno dei vestiti di soldati dell'esercito. Perfetto. 47 fatti vedere. Ma quanto non sei cameraman, porca di quella porca. Buono. Ehi, chi vuole? Una foto? No, cheese, tua zia. Sei brutta come la fame. Dai, ma vai via. Spero solo di non dover fuggire in fretta, perché vorrei fermarmi e fare un po' di spesa qua al mercato. C'è tanta di quella roba. Ma santo cielo. Ok, ok, va bene. Magari poi con le rivolte popolari la roba costa anche di meno. Hai visto mai? Buongiorno, ciao. Sono il nuovo collega. Stavo facendo la cacca, scusate. Peraltro Cicci, mi state un po' sulle balle. Oh, se ci perquisiscono l'entrata è finita. Ma siamo giornalisti, voglio dire, in teoria non dovrebbero sospettare troppo di noi. Guardali, guardali come sono pronti alla rivolta sti tizi. Ah, ok, si può entrare al consolato svedese. Ah, oh oh, c'è un metal detector. Porca di quella porca, c'è un metal detector, che faccio? Ok, speriamo non suoni. Posso passare in parte al metal detector? Metti gli oggetti di metallo qui dentro. Oddio, oddio. Non ha suonato? Ma c'ho un cacciavite e un martello io addosso. Ok, a quanto pare sta gente non sa fare il proprio lavoro. Brava Ciccia, però non fumare qua che è pericoloso. Grazie, ci diamo da fare, che c'ho da assassinare, cioè da fotografare due persone io. Allora, diamo un'occhiata, ma in teoria nessuno nel consolato dovrebbe sospettare di noi. Perfetto. Grazie Diana. Beh, presumo arriverà lui da noi, visto che deve fare l'intervista. È stato ripreso da una telecamera, cacchio.
Salve, buongiorno. Ottimo, non dobbiamo fare nulla. Quindi quel pazzo vuole fomentare ancora di più la rivolta in modo tale che vada a favore del suo amico generale. Guarda che posto! Questo consolato è bellissimo. Dopo ci rifacciamo magari la missione in qualche altra modalità. Sono sicuro che sto tizio troviamo un modo per farlo fuori. Vediamo un po', buongiorno. Ciccio, ti sposti? E questo è lo studio televisivo. Wow! Che posto. Oh, tu sei il cattivone. Ciao, cattivone. Fra poco muori, sai? Salve, no, faccio anche assassini per commissione, omicidi e via dicendo, ma vabbè. Let's do this, shall we? Prima delle 12 vorrei fare un paio di omicidi, così riesco ad andare un attimino al mercato a far spesa, eh. Se non ha fretta, lei. Cioè, ma santo cielo. Non ci vuole niente a fare il cameraman, premi il pulsantino con chi do il rec. Aspettate me, come poi io lo faccio fuori il tizio? Non posso tirargli martellate, furbine, furbi. Oh! C'è un'alce gigantesca sopra il tizio. C'ho una mezza idea. Ultimamente uccido le persone facendoli cadere addosso cose. Sì. Ah, quindi devo andare di sopra. Ah, c'è la sala di controllo. Allora, troviamo delle scale per andare. Oh, devo darmi una mossa perché l'intervista è in corso. Oh mio Dio, ci sono le tartine. Ci sono le tartine, non posso andare via. Vabbè, un'altra volta, un'altra volta. Allora, dobbiamo trovare delle scale che ci portino di sopra in qualche modo. Personale non autorizzato. Buongiorno, posso entrare io? Non vedo niente, cos'è? La sala delle telecamere? Distruggi le registrazioni, per non c'è nessuno qua con me. Oh, oh. Salve, buongiorno, scusi, non mi ero accorto, porti pazienza. Cioè, sono cameraman, controllo anch'io le telecamere. Ok, le scale sono direttamente qua nell'atrio. Per fortuna che... Salve? Devo farmi perquisire? Ok. Giuro, questo martello serve per la telecamera. Ogni tanto mi si rompe. Salve. Va tutto bene, tutto a posto, eh. Quando ho finito di palpeggiarmi, quello è un pacco, non è una mag light in tasca. Perfetto, a lui piace. Cioè, a lui va benissimo che la gente giri con dei martelli. Quindi ti perquisiscono anche quando passi da un piano a quell'altro. Potrei anche buttare di sotto il tizio. Sarei tentato. Allora, credo che lo studio sia qui dentro. Oh, perfetto, stanno ancora facendo le interviste. Attiva Faretto. Ecco qua, vai di Faretto. A cosa serve questo berricello? Non vorrei che potesse colpire qualcuno, signore. Faccio attenzione. Oh, ma povero. Com'è successo questo incidente? Ma che peccato. Oh, aspetta, aspetta. Non vedi niente. No. Va tutto bene, tizio. Va tutto bene. Come mi hanno scoperto? Aspetta, pipì. Mi hanno scoperto. Fermi tutti. Sono solo un innocente cameraman. Oh, no, devo ricorrere di nuovo al potere del checkpoint. E porco cane. Ok, allora aspettiamo che il poliziotto se ne vada, così in teoria non ci vede qua dentro. Ora attiviamo l'alce e leviamoci di qua molto in fretta. Attenzione, pericolo caduta alci. Ok. Via. Posto, va tutto bene. Sono incidenti che capitano nel mondo della televisione, eh. E qualcuno sta ancora controllando la zona. Sospettano del tizio che era andato là sopra a controllare le luci. Mi sa che mi conviene andarmene di qua. Posso uscire dall'entrata principale senza nessun problema. Le telecamere. Devo cancellare le riprese delle telecamere assolutamente. Come sta il cadavere del tizio, peraltro? Oh! Parlavo proprio di lei, signore! Ha avuto momenti migliori e a quanto pare il peso di 8 miliardi l'ha schiacciato tantissimo. Vabbè, dove lo porta di bello? Guardi che il signore non può uscirmi dall'ambasciata, eh. Aspetta che la guardia intanto mi dà le spalle. Buongiorno, buon salve, bravo tizio, stai buonino. Ecco qua. Potrei vestirmi come l'ha detto la sicurezza. Ecco qua, così posso uscire molto più tranquillamente perché stanno cercando comunque il cameraman. Tizio, hai un posto in cui farti mettere? Allora, ti lascio lì un secondo, io intanto vedo di distruggere le registrazioni e... Ciao! Perfetto, così nessuno saprà mai che sono stato qui. Ok, io me ne esco tranquillamente dall'entrata. E lì là... Ah, porco cane, il militare potrebbe scoprirmi. Che faccio? Faccio una corsetta? È rischioso, tanto rischioso. Aspetta, faccio una corsetta facendo finta di nulla. Arrivederci, scusate. Il mio turno è finito. A posto. E questa l'abbiamo risolta. Ora dobbiamo andare dal caro buon generale. Dobbiamo ovviamente controllare che i suoi soldati stiano facendo un buon lavoro, perché sennò perché quella porca li licenzio tutti io. Peraltro qua dentro c'erano anche le vesti da militare, ora che ci penso. Dove sono finite? No, un mitragliatore, no. Travestiti soldato dell'esercito. Olè. Cioè, da wireless mi sono cambiato. Ok, ora dovrei potermi muovere tranquillamente all'interno di questo mondo. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He
He's upstairs right now working on this novel of his. Oh, ma guarda, abbiamo un romanziere, dica tutto. You know, airport lit. Oh, that's nice. So he doesn't miss the old school. Scuola? Che scuola? Still carries around the master key. You know, the one that fits all the. Aspetta, il generale era interrato nella vecchia scuola. Apriti sesamo, la chiave dell'ex predio della scuola esiste ancora. Potrebbe essere utile. Il vecchio predio della scuola in cui Zaydan ha allestito suo quartier generale vive sopra un negozio di tappeti. Secondo il figlio, ha conservato il passepartout della scuola per motivi nostalgici. A quanto pare, apre ogni serratura dell'edificio. Mi piace assai, mi piace assai. Signor preside, buongiorno. C'ho una vendetta scolastica che lei neanche si ma... Fina salve, lei è il vecchio preside. Lei c'ha la faccia da vecchio preside. Potrei anche buttarlo di sotto, notare... Ma no, ma povero! Non la potrò buttare di sotto, ma una chiave inglese sì! Maledetto preside, porca di quella porca, che ogni volta che mi sedevo dietro all'inizio del nuovo anno scolastico, mi rompevi le balle e mi rimettevi in prima fila. Porca di quella porca, posso travestirmi da preside? No, davvero, posso entrare... Cos'è? 47, ma come ti sei ridotto? Ma la tristezza, sembri Indiana Jones dei poveri. Vabbè, dai, senti, al diavolo aumentiamo il grado di difficoltà. Lei resti qua a dormire, signor preside, mi raccomando, non vada fuori, che sennò gli studenti la picchiano. E qui abbiamo la chiave della scuola. Olè! Credo tuttavia che se scendo così, mio figlio potrebbe sospettare che non sono suo padre. Giusto un attimino, aspetta, aspetta che mi muovo rapidamente. Ciao figliolo, vado a prendere una boccata d'aria. Yay. Oh oh. Non mi fanno entrare. Non importa. Nessuno può fermare il preside. Oh 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 oh. Mio figlio sospetta. Mio figlio sospetta. Mio figlio sospetta. Ah ah. Aspetta 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 aspetta. Figlio. Figlio fatti i cazzi tuoi. Figlio fatti i cazzi tuoi. Perfetto. Maledetto figlio. Torna nel negozio. Figliolo, quante volte ti ho detto che non devi abbandonare il negozio, perché sennò poi succedono incidenti tipo questo. Devi stare attento figliolo. Porca di quella porca. Ma santo cielo. Ah, questi giovani. Aspetta, aspetta che se poi qualcuno arriva nel negozio per davvero, meglio non correre rischi. Ecco qua. Resta lì dentro tranquillo che non ti capita nulla. Ah, perché te padre e figlio percossi e martellati in testa. Allora, tutti buoni a entrare come guardie. Io aumento il tasso di difficoltà e provo a entrarci come preside. Esamina programma di stampa. Cos'è sta roba? Ho trovato opportunità. Opportunità rivelata, ma guarda un po'. Gli attivisti stanno affiggendo manifesti in strada. Puoi sfruttare la situazione per entrare nella scuola. Gli attivisti diffondono la falsa propaganda per il Crystal Dawn, il movimento di liberazione panafricano, incoraggiando i cittadini del Marocco a ribellarsi e a fare giustizia da sé. Esattamente ciò in cui spera Zaydan. Molto astuto. Stando al loro programma di stampa, gli attivisti sono in strada ad affiggere manifesti e probabilmente indosseranno delle maschere. Oh, posso travestirmi da attivista e entrare in tutta tranquillità? Oh, ok, devo trovare il modo di fregare sti boia di attivisti. Vediamo un po'. Ah, ci sono proprio lì. Devo bloccarli prima. Porco cane, il problema è che c'è una marea di gente. Basta che trovo uno dei loro costumi ed è fatta. Oh, ciao tizio. Se riesco a fregarti da qualche parte. Il problema è che è pieno di gente che controlla. Sì, c'è una tizia anche qua, come li frego. Sto seguendo sto tizio da un po', ma non si ferma il maledetto. Prima o poi dovrei raggiungere un luogo un attimino più sicuro. Vediamo un po'. Aspetta, questo non mi dispiace. Vediamo un po' cosa c'è qua. Un telefono che posso manomettere. Oh, probabilmente sento il rumore del telefono e o si piglia la 220 o arrivo io lo stendo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo di allontanarci da qui. C'è anche una guardia ovviamente, porca di quella porca. Ed ecco che arriva il manifestante, l'attivista. Guardia, vada via cortesemente. Signore, vada a controllare. Aspetta che mi tengo casomai fuori una monetina. Si sa mai, gliela lancio là dietro. Vai là che c'è la monetina. Va a prendere la monetina, tizio. Hai visto il titolo monetina? Oh, cos'è stato? Porca di quella porca, andiamo a controllare che ho bisogno di dindini perché sono una persona orribile. Buona lì, buona lì, buona lì, buona lì, buona lì, buona lì, va bene. Vai a fare l'attivista in un posto migliore. Ok, ora ci travestiamo da attivista, buono. Mentre invece il signore lo mettiamo a fare attività qui dentro. Non ho visto niente. Oh oh, crimine scoperto. No, grazie, a posto, sono a posto. Stai buono. Porco cane, butta dentro questo tizio. Porco cane, butta dentro questo tizio. Veloce, 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 veloce. A posto? Ok, a posto. Guarda che era tornata la guardia. Guarda che doveva esserci il turista che non può farsi i cavoli propri. Cos'è che c'era? Terra la monetina, la posso anche recuperare. E porca di quella porca. Ma dimmi te, mi è preso un boia di infarto. Ok, torniamo dai nostri colleghi attivisti. Idman, fatti vedere. Madò, che divisa della schifo proprio. Puzza di sudore e altro, ma che tristezza. Ok, gli altri attivisti in teoria non mi riconoscono. Ciao ragazzi, che facciamo di bello? Possiamo rientrare? Ok, ok, ok.
Non devo neanche praticamente stendere nessuno, a parte i due tizi che ho dovuto buttare là dentro. Cioè, voglio dire, peraltro con 50 gradi all'ombra, essere chiuso dentro una scatola di legno vuol dire praticamente farsi la sauna. Quando usciranno da quella scatola avranno perso 20 kg di peso minimo. Cos'è la bancarella di lumache? Ma, oh, no, 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 ma proprio no. Mi ricordo anche i miei parenti quando ogni tanto mangiavano le lumache. In Friuli ogni tanto si mangiano perché... No, no, santo cielo, perché... Mi è salito lo schifume. Questi invece hanno un aspetto decisamente migliore. Mi sta venendo fame solo guardando un videogioco. Quindi uno, rimane solo uno di guardia se mai dovessimo fuggire. Possiamo eventualmente rubare la divisa a sto tizio. Sapevo che complicandomi... Ah, si è fermato qui, dicevo. Sapevo che complicandomi la vita mi sarei comunque divertito. Quindi questa è la scuola? Oh mio Dio, opportunità vicina. Amici? Ciao, opportunità. Ah, quindi c'è un prigioniero all'interno della struttura? Aspetta, aspetta, aspetta. Sangue cattivo, il prigioniero era un amico confidente di Zaydan. Potrebbe fargli visita in privato. Secondo i soldati, il prigioniero rinchiuso nella cella era un caro amico di Zaydan. Ma quando suo fratello, un poliziotto di Marrakesh, è stato ucciso durante l'evasione di Strandberg, il prigioniero ha deciso di tradire Zaydan e di vuotare il sacco. Purtroppo è stato catturato prima che potesse denunciare il colpo di stato. Molto bene. Quindi dovremmo trovare un modo per travestirci da prigioniero e fregare Zaydan alla grande. Dove poi è peraltro Zaydan? Oh mio Dio, cos'è laggiù? Vedo un carro armato ipercorazzato. Bellissimo. Ok, la zona pullula di soldati che stanno facendo le loro esercitazioni. Oh mio Dio, ci voglio salire tantissimo. Ci sono anche le giostre e tutto il resto. Sì, era una scuola in fin dei conti. Meno male io ho la chiave del preside, quindi dovrei poter accedere alle varie aree. Presumo però che là dentro, no, anche qua dentro posso entrare. C'è il generale, c'è il generale. Io passo dalla finestra in maniera molto ribellina. Ok, stiamo molto molto attenti. Trovo la cella del prigioniero, che è questa in effetti. Nel dormitorio a quanto pare. Buongiorno, buon salve. Lui è qua quindi? Credo, eccolo laggiù. Vedo il prigioniero. Procurati un travestimento da ufficiale dell'esercito, perché solo un ufficiale probabilmente può chiamare Zaydan. Devo stare attento che se sospettano di me è finita. Posso entrare nelle varie strutture comunque, vediamo un po'. Sì, non è un problema. Oh, sto adattamento degli occhi alla luce è fastidiosissimo. Allora, qua c'è il tizio di cui ho bisogno io. Il problema è che c'è sempre sto soldato che va avanti e indietro. Io ho trovato la sala della stamperia dove stampano tutta quella propaganda. Gli posso fermare o distruggere la macchina in qualche modo? Disattiva torchio da stampa. Sì, il problema è che poi sospetterebbero tantissimo di me. Sarebbe da distruggere sta macchina, maledetti. Ehi tizio, vuoi una lattina? Te la offro io. Buono, 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 buono. Ok, ok, tutto bene. Spostiamo magari il cadavere. No, no, tizio, mi devi prendere il cadavere. Prendimi il corpo. Prendimi, signore, veloce, prima che arrivi qualcuno al corridoio. 47, santo cielo. Ma porco cane, vuoi dimostrare ora che sei meglio di Ispettore Gadget dei team? Pa-pa-ra-pa, dai via, cool. Ok, a posto. Ok, ora posso travestirmi da codesto signore. Ottimo. E dato che non mi piace lasciare i signori svenuti da soli, ci aggiungiamo anche il collega. Ecco qui, tutto è bene, quel che finisce bene. Una storia da mare è meglio di Twilight in ogni caso. Adesso dovrei poter entrare, nessuno sospetterà di me. Levati ciccio dei coglioni. Soldato fuori dalla ciolla. Ok, quindi io posso agire in tutta tranquillità. Ora possiamo stordire il signore. Buon salve. No, va tutto bene, va tutto bene. Ti addormento e batto. Sono anche una brava persona. Mi travesto da lui. Ottimo. E ora, aspetta, aspetta, trasciniamolo qua dentro. Perfetto. Resta lì, ciccio. Tranquillo che ti vendico io il fratello. Yeah, pensi me. E adesso, aspetta, allora, teniamoci fuori la siringhina. Così gli inietto il veleno. Buono. Posso tranquillamente sedermi e fingere di essere un prigioniero? Zinedine Zidane, dove sei? Eccolo che sta arrivando, eccolo che sta arrivando. Sicuramente verrà qui a gongolare con la sua cavolo di propaganda. Ciao! Uccidi il generale. No, 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 guarda, puoi dormire anche tu che ti vedo un pochettino stanco, generale. Ok, ecco, riposati lì un attimino. Perfetto! Potrei anche rubare il suo corpo. Ah, non posso rubare i suoi vestiti, peccato. Scusate, sposto il generale poverino che non mi resti lì scomodo. Lo metto in parte al suo amico. Ecco qua, eravate tanto amici prima, lo siete ancora. Mi serve però di nuovo un vestito migliore. Ufficiale dell'esercito, voilà, a posto. E adesso non ci resta che trovare un'uscita. Ah, vabbè, ma mettiamo via magari la siringhina, che non mi pare il caso. Vediamo un po', io comunque ho le chiavi per aprire tutto sta buio di scuola. Sono tornate utilissime. Devo solo assicurarmi che nessuno mi possa riconoscere. Ma dovremmo essere a posto. E voilà, ho aperto tutta l'area esterna. Oh mio Dio, le macchinine della scuola.
Guarda sto tizio che mi fa la pausa sigaretta. Vergognati, torna al lavoro. Ma sento cielo. Oh, senti, finché comando io, porco di quella porca. Guarda, siamo anche a un passo dall'uscita. Ci abbiamo un'ultima porticina. Oh, beh, dai, è stato un viaggio molto produttivo questo qua in Marocco. Non c'è che dire, ci siamo divertiti. Abbiamo visitato un po' di cosine. E gli ciulo pure il veicolo. Chiave mancante. Oh, ma dai. Ciao ragazzoli, buongiorno, continuate a lavorare, mi raccomando, state facendo veramente un ottimo lavoro. Io mi allontano facendo finta di nulla, vi sono tutti felici e contenti. Scusate, buongiorno, militare figo che passa, poco male c'è l'uscita qua dietro. Ho dovuto fare un pochettino più. No, sono andato a prendere l'iPhone nuovo, madò che lo vendevano scontatissimo. Vabbè che era l'iPhone cinese, ma vabbè dettagli, oh senti, devo rifornire pure io soldini. Oh senti, nonostante la calura abbiamo evitato che la situazione si scaldasse troppo, E mi hanno dato 5, vabbè, un piccolo capolavoro. Però possiamo far di meglio, secondo me. Soprattutto il signor Hugo Strandberg. Voglio rientrare nell'ambasciata e vedere se riusciamo a fregarlo in qualche modo. Il generale, se riusciamo a farlo smitragliare dalla torretta, è fatta. Allora, sono tornato sul punto dove abbiamo fregato prima il nostro tizio qua. Vediamo un po', lancio una monetina. Vediamo se il tizio viene a controllare. Vada a controllare, signore, sicuramente del danaro. No, signora, non lei. Non le si faccia i cazzi suoi, vorrei il signore in parte a lei. Ma perché la... Cosa vuole? Ah, se tiro monetine lei si riesce a concentrare. Le tirerei un pugno io. Ho rilanciato un'altra monetina. Vediamo se adesso il tizio va a controllare. Cos'era? Vai a controllare, sono monetine. Oh, finalmente. Ok, così dovrei poter prendere il tuo vestito. Sei buono un secondo, sì, non ti andare troppo. Ah, mi hanno scoperto un attimino. Rubagli i vestiti. Nascondi il cadavere, veloce, veloce. No, no, entra, no, entra. Prendi il cadavere del tizio e buttalo dentro lì. Olè, nessuno ha visto niente. A posto. Eccolo, eccolo che è arrivato, eccolo che è arrivato. Nessuno ha visto niente, nessuno ha visto niente. Diamoceli via molto rapidamente. Olè. Ok, così facendo dovrei forse poter accedere all'ambasciata da qualche parte. È una divisa militare che sta all'esterno. Però un uomo può sempre sperare. Per adesso pare tutto tranquillo. Forse mi faranno addirittura entrare così vestito. Scusate, buongiorno, scusi. Ho papato il culo alla signora, ma vabbè, tagli, dovrei passare. Sono un soldato dell'esercito, buongiorno. Ok, mi stanno facendo passare senza problemi. Lettore di schede. Non ho visto se il tizio aveva una scheda d'accesso. Però dovrei poter passare qua tranquillamente, vediamo un po'. Ok, ottimo. Mi sarei semplificato parecchio il lavoro se si perdo la divisa del soldato fin dall'inizio. Vediamo un po' qua dentro. Tutto tranquillo. Ok. Ora dobbiamo trovare una nuova opportunità. Oh, ciao opportunità. Buongiorno, dimmi tutto alla tua vita. Mani di fata. Strandberg ha chiesto un massaggio. Gli servirà uno specialista. Guardi che pensimi, ho un tasso di mortalità del 98%, ma di solito la gente non si lamenta. Perché è morta, ma beh, tagli. Secondo l'agenda degli appuntamenti, Klaus Strandberg ha prenotato un massaggio per alleviare il suo mal di schiena. La lunga permanenza in cella deve avergli causato una contrattura. Sì, anche portarsi dietro 8 miliardi di dollari, ma beh, tagli. Sembra che il massaggiatore di una clinica si trovi già nell'edificio. Ma guardi, voglio proprio parlare con uno dei colleghi. E qua dentro, vediamo un po', buongiorno. Mi ha fatto prendere un colpo, signore. Porca quella porca. Vada via, si vergogni. Porco cane, sono qua per servire la patria. Olè. Allora, c'è una guardia lì. E questo è il nostro massaggiatore che ci dà anche le spalle. E c'è una bellissima lattina. Allora, possiamo far così. Quella guardia si sta chiaramente grattando la ciolla. E lo zucchero fa male alla salute. Va tutto bene, tizio. Perfetto, riposati un secondino. Ecco, piano che ti vedo un pochettino. C'è una leggera contrattura. Ecco qua, perfetto. Senti, hai bisogno di riposo, hai lavorato troppo. Guarda, questo armadio è perfetto, è molto confortevole. Tanto che fisichino il massaggiatore. Aspetta, mi devo occupare anche del poliziotto. Porco cane, che questo ha bisogno di un massaggino dopo, Sta per entrare il tizio, sta per entrare un tizio. Aspetta. Visto niente, ciao tizio. Oh mio Dio, c'è un signore svenuto. Controlla subito. Ma perché non ti fai una riga di cavoli tuoi, tizio? E chiudete quelle buie di porte. Ok. Non ho abbastanza spazio per tutti. Allora, facciamo una bella cosa. Mettiamo intanto il poliziotto qui a fare la guardia del massaggiatore. Si sa mai che gli capiti qualcosa. Ecco qua. Secondo me se vi fate spazio ci stanno in tre qua dentro, E il tizio per adesso lo sposto dietro la scrivania. Sperando che non entri nessun altro. Perché, cos'è? È un ufficio, non è un corridoio. Aspetta che c'è un problema però. Oh, sono armato. Oh, cosa è successo? Gli ha aperto la porta perché? Cos'è successo? Ha trovato una pistola a terra. Bravo tizio, stavo giusto venendo ad avvisarla. Scusi, io massaggio le genti. Ok, l'ha presa lui e non mi rompe la ciolla. Cosa vedi più dalla vita? Dicevo, sono anche armato io. Potrebbe essere un bel problema. Perché il tizio là sopra di solito mi perquisisce. Allora, intanto parliamo con la receptionist. Facciamogli sapere che il miglior massaggiatore al mondo, meglio di l'ispettore Gadget, è arrivato. Salve signorina, la vedo un po' contratta. Tiri fuori le tette che gli è il massaggio io.
Sì, aspetti un secondo. Vediamo un po' di sito nei bagni. Mettono i cestini furbi. C'è un cestino furbo? C'è un cestino furbo, neanche a farlo apposta. E all'interno ci mettiamo la nostra pistola. Ok, vediamo di non avere altre cose sospette. Esplosivo da sfondamento telecomandato. Mi ero dimenticato di avere questo oggetto. Lasciamolo magari in un bagno. Qualcuno ha cacato pesante. Chiaramente mi pare la motivazione più valida. Chiudi la porta. Posso lasciare anche il telecomando in qualche modo? No, il telecomando me lo posso portare dietro. Aspetta, magari non abilitiamolo, che se per errore premo R2 faccio esplodere il cesso. E non in senso buono. Mi è già capitato. Non era in senso buono neanche in quel caso. Buongiorno, salve. Mi palpeggi tutto. No. Non prema il pulsante su questo telecomando. Glielo consiglio, perché sennò dovete chiamare un ottimo idraulico. Guardi, anch'io palpeggio la gente e adesso sono pagato. Di solito mi denunciavano. Ma guardi, ho fatto un progresso nella carriera incredibile. Ok, a posto. Grazie. Cioè, sti tizi c'hanno anche la sala massaggi. Cioè, cagoni allo stato puro, eh. Oh, signor Stramberg, è già arrivato qua. Ah, guardi, proprio la pace dei sensi. Ma molto volentieri. Mi si denudi tutto. Immagino. Ci penso io. Santa Claus, buongiorno. Signor Strunzberg. Ma chi è che fa i massaggi col tizio vestito? Che pensi mi? Guardi, un massaggino riposante. Veramente, guardi, non sentirà più dolori. Tutte le preoccupazioni passeranno. Ma povero, chiaramente è una vittima lei, eh. Guardi, lo vedete un po' di tensione qua sul collo. Aspetti che gliela risolvo io e... Olè! A posto, fatto 20 euro, eh. Risolto tutto. Non mi massaggerai mentre anche scendo, vero? Posto? Arrivederci, è un piacere conoscerla, salve. Aspetta che devo fare anche un massaggio al signore qua che gestisce le telecamere. Fermi, guardi che brutta contrattura che c'ha, ma povero. A posto. Guardi, con le mie manine riesco a risolvere i problemi anche informatici. Oh, più o meno. Più o meno, signore, guardi, lei mi si siede in posizioni scomode. È chiaro che la posizione supina in parte ai server è più indicata per lei. Ecco qua. Buono, a meno che non trovino il tizio e lo facciano rinvenire, io dovrei poter uscire tranquillamente. Quindi c'è testimone svenuto, ma ancora per poco. Ah, corpo rinvenuto. Hanno trovato il tizio, potrebbero chiudere l'ambasciata. Vediamo di andarcene qua molto in fretta. Allora, dobbiamo raggiungere il generale. Il problema è che c'è sto boia di checkpoint qua di sicurezza. Ed è pieno di guardie armate letteralmente dovunque. Se riuscissi a superarle senza farmi vedere. Aspetta un secondo, tipo così. Nessuno ha visto niente. Veloce. Ok. Qui là, a quanto pare sono qua di un negozio. Aspetta che recupero un po' di monetine che tornano sempre utili. Il tizio non è da solo lato. Quella dietro, aspetta che non vedi niente. A posto. Cosa ho trovato? Una sciabola. Ma è bellissima. Ah, vorrei poterla usare. Senti, non ho trucidato nessuno. Una leggerissima sciabolata al signore. Avundare! Ucciso con un'arma locale, cosa vuole di più della vita? Signore, mi dispiace, guardi, ero stato bravo fino adesso. Ma vabbè, non importa. Mi presta cortesemente anche la sua mimetica. C'è ancora la sciabola ficcata sul collo. Che tiro non ho fatto, peraltro. Da maestro, letteralmente. Ecco, si riposi qui. Sono passato da massaggiatore a sciabolatore. Ma vabbè, oh, senti, un salto di carriera non indifferente, eh. Dimmi che questo mi porta abbastanza vicino alla scuola, in qualche modo. No, ho trovato un corridoio che conduceva qui. C'era praticamente una specie di tunnel sotterraneo che collegava l'ambasciata a questo territorio quale della scuola. Quindi vuol dire... Aspetta, qua non sospetta nessuno. Forse qualcuno laggiù, dicevo. Quindi vuol dire che c'era la possibilità di passare attraverso i condotti ed arrivare qui tranquillamente. Porco cane, c'è l'addestratore che potrebbe riconoscermi. Signore, si può girare da un'altra parte cortesemente? Se riesco a passare davanti è fatta. E lui? Si è girato, bravo tizio. E a posto. Devo solo stare attento a evitare il furto. Oh, più di qualcuno mi potrebbe riconoscere là dentro. Dannazione, devo arrivare al secondo piano in ogni caso. Buon salve. Ah, il tizio mi può riconoscere, Fai finta di niente. Vediamo di entrare qui, ci deve essere un controller o qualcosa che mi permetta di attivare il marchingegno. Aspetta, che se mi pigliano sono freddo. Vedo qualcosa in parte al computer, sembrano delle chiavi. Potrebbe essere esattamente l'oggetto che mi serve. Appena il signore mi dà le spalle, vedo di recuperarle. Dai, tizio, spostati dalla ciolla. Bravo, io ho trovato le chiavi del camion militare. Oh, ecco il generale che arriva da destra. Oh, porco ca... No, troppe agenti. Aspetta, vediamo, questo non ha nulla. Tizio mi sta per notare, aiuto. Sono in una brutta zona. Aspetta, facciamo finta di nulla. Ho beccato il generale in pieno. Salve generale, piacere conoscerla. Che
veloce. Veloce. C'ho paura. Dove vado? Oh, anche questo tizio qua dentro mi può scoprire. Ok, usciamo di qui. E a posto. In teoria non dovrebbero avermi scoperto. Vediamo un po'. No, chiave mancante. Non è di questo. Probabilmente è la chiave che mi permetterà di usare questo furgone per scappare. Vabbè, è già qualcosa. Allora, dopo un'ora che giravo come un pirla, un tizio parlava della torretta e ha detto che c'era il codice probabilmente qua sotto. Questo è il tunnel che vi dicevo che collega l'ambasciata e la scuola. Ci potrebbero essere probabilmente dei militari. E infatti neanche detto. C'è un armadietto in cui nascondere i corpi se necessario. Buongiorno. Speriamo non sia nessuno che può riconoscerci. Guarda, neanche detto qualcuno che può riconoscerci. Guardalo lì. Probabilmente è lui che ha i codici, maledetto. Allora, stiamo molto attenti. Aspetta, c'è sul tavolo un foglio. Potrebbe essere quello il codice? Quindi non ce l'ha addosso. Se usassi la monetina, potrei distrarlo. Cioè, lui mi sta dando le spalle, in effetti. Però c'è anche un altro militare. Aspetta, però l'altro militare non sospetta di me. Allora, facciamo una bella cosa. Vorrei fare un bel lancio lungo. Olè. Bravo tizio, vai a guardare cos'è stato. Wow. Era una monetina. Vai a controllare tizio. Bravo, e questo è lo schema della torretta, perfetto. Ok, bravo tizio. E ho trovato anche un barattolo di veleno. Oh, torna sempre tutto utile, buono. Cioè il tizio mi piace, ha chiamato il comando per una monetina. Cioè appena si sanno tutti che la monetina era danni che attentava alla vita del generale. Da quando la prima volta ci è inciampato sopra. È un peccato che ho trovato adesso il veleno, perché mi avrebbe fatto comodo all'inizio dell'episodio. Buono. Adesso ci possiamo divertire con le armi del generale stesso. Senti, io intanto provo ad attivarla. Vediamo un po' che succede. Ecco qua, tocco un po' a caso. Oh, torretta, che fai? Porco cane! Non era quello che volevo fare, chiedo scusa. Checkpoint, aiutami tu cortesemente. Allora, l'unica tattica che mi viene in mente è attirare l'attenzione del generale, che sospetterà di noi. Sospetta di me, perfetto. Vediamo se mi segui, ma vieni con me. Ti porterò la torretta perché... Sta arrivando. Oh, bravo, anche troppo rapido, bravo generale, finalmente. Perché era un po' che la stavamo aspettando, eh. Guarda il furbacchione come arriva. E vai di torretta! Dimmi che ti becco comunque anche se sei lì. In teoria. Arriva, guardalo. Vai. Dai, che sei in parte. Preso! L'ho preso! Ok, è fuori di qui perché avevo rubato le chiavi prima. Ce l'ho fatta alla grande. Mi piace come tendo a essere un attimino sotto copertura io. Proprio evito che la gente scopra o sappia qualcosa. Oh, vi giuro, ci sono volute 3 ore per riuscire a fare sto boia di video. Porco cane, se non è stata traumatica. Buono, e anche la situazione a Marrakesh si è risolta. Dovrò tornarci ovviamente, come dicevamo, per acquistare un po' di beni di prima necessità. Dicesi cellulari e tablet, perché il povero Delon Gamer c'ha il cellulare a culo e il tablet che non se lo può proprio permettere. Me ne vorrebbe tantissimo uno, ma vabbè, dettagli. Ok, di sicuro il mio lavoro dovrebbe migliorare adesso che sono salito di graduatoria sopra l'ispettore Gadget. Sì, lo sapevo, maledetto Gadget. Ti odio tantissimo dagli anni 90. Ma direi che anche per questo episodio allora è tutto, lasciate un bel invece che tutta la serie, condividete, sperate a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Che poi, prima di uccidere il banchiere, non potevo pure scoprire dove aveva messo gli 8 miliardi di dollari? Le belle idee mi arrivano sempre alla fine, cacchio!